Sassari, in occasione della giornata internazionale della donna, domani 8 marzo, il Comune ha organizzato e patrocinato una serie di iniziative. Alle 15, in apertura dei lavori del Consiglio Comunale, l'Assemblea omaggerà tre donne sassaresi che hanno dato lustro alla nostra città, ciascuna nel proprio settore. La cerimonia sarà trasmessa in streaming sul sito www.comune.sassari.it, in modo che chiunque possa assistere. Si tratta di un progetto partito già nel 2019 per volontà della Presidenza del Consiglio Comunale, inserito nel più ampio percorso di non solo un giorno, che la pandemia aveva sospeso per essere poi ripreso nel 2021. L'obiettivo è ricordare e valorizzare figure femminili che con le loro capacità hanno dato e danno prestigio a Sassari. Dalle 11 alle 13.30 e dalle 17 alle 20 nella Galleria Porte di Sassari ci sarà uno stand organizzato dalle volontarie Alice ODV, Associazione Lotta Italiana per la Consapevolezza sull'Endometriosi, per sensibilizzare sull'endometriosi, patologia cronica gravemente invalidante per le donne che ne soffrono. Sarà distribuito materiale informativo e sarà a disposizione anche un quaderno per chiunque desideri lasciare la propria testimonianza, non soltanto le donne affette dalla patologia, ma anche i compagni che ogni giorno le affiancano in questa lotta. Sarà visitabile anche una mostra fotografica dell'artista Ilaria Corda che, sofferente della patologia, ha voluto rappresentare con le sue immagini il dolore e la frustrazione legata all'incomprensione che si cela dietro la malattia, sensazioni che accompagnano quotidianamente le donne affette da endometriosi. L'artista sarà presente per spiegare le opere e testimoniare la propria esperienza. L'esposizione resterà in galleria tutta la settimana. Nel pomeriggio, dalle 17 alle 20, sarà a disposizione una ginecologa per spiegare le particolarità della patologia dal punto di vista medico. All'organizzazione dell'evento partecipa l'associazione Piccino Picciò. Infine, per le 16 e 15, la Commissione Pari Opportunità del Comune di Sassari, in collaborazione con l'Associazione di Danza Arabesca, ha organizzato una marcia silenziosa per la pace, a cui invita tutta la popolazione e le associazioni del territorio a unirsi, con partenza dall'emiciclo Garibaldi e arrivo in Piazza d'Italia. Le persone che desiderano unirsi potranno tenersi unite con un filo di lana giallo e portare con sé un fiore dello stesso colore, magari indossando qualcosa con i colori della bandiera dell'Ucraina, per manifestare vicinanza e solidarietà alle donne disperate che scappano sotto i bombardamenti dalle loro case con i loro bambini. La marcia vuole essere un momento di riflessione dedicata alla pace. Deve comprendere tutto il mondo in tutte le nazioni nel rispetto delle donne, senza distinzione di nazionalità. Un'altra settimana di programmazione per la nostra rubrica Parliamo. Noi oggi siamo ancora in Piazza d'Italia e, visto che oggi, essendo martedì grasso, ci sono tantissimi bambini con le loro mamme e con il loro papà, oggi chiederemo ai sassaresi se Sassari è una città a misura di bambino, cioè siamo effettivamente accoglienti nei confronti dei bambini. Sassari è una città accogliente per i bambini? Ci sono gli spazi adeguati oppure in città manca qualcosa? Sentiamo il parere dei sassaresi. Signora, secondo lei Sassari è una città a misura di bambino? Più o meno. Ci sono alcune strutture come parco giochi, anche la piazza, con tutti questi giochi che hanno allestito qua, è sicuramente carina, però si potrebbe fare un po' di più, ecco. Se fosse per lei, cosa cambierebbe? Cosa potrei cambiare? Ma io organizzerei dei luoghi di ritrovo gratuiti, no? Perché ci sono, ma sono comunque a pagamento, no? Quindi sono privati. Ci potrebbe essere, magari si potrebbe organizzare qualcosa di gratuito, dei punti di ritrovo dove organizzare dei giochi per bambini, magari anche giochi di società, giochi che comunque possono mettere, possono creare contatti, nuove amicizie fra i bambini che normalmente si incontrano fra loro, magari più spesso bambini che appartengono alla stessa scuola si ritrovano, che so, in piazza o ai giardini, ecco, qualcosa del genere sarebbe sicuramente utile. Grazie. Prego. Il
Il 6 marzo ricorre la giornata mondiale dei giusti in cui si è ricordata la scomparsa di Moshe Basic, magistrato israeliano sopravvissuto all'olocausto. Questa giornata è stata istituita il 10 maggio 2012 dal Parlamento europeo per ricordare tutte le persone che ovunque, in ogni tempo, si sono impegnate, hanno fatto del bene, salvando nel rispetto della vita, della dignità e dei diritti personali altri esseri umani, senza piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni da cui in più occasioni la terra è stata macchiata. In questi giorni la giornata assume un significato ancora più profondo e immediato. Inevitabilmente il pensiero corre alle sofferenze del passato, mai dimenticate, e purtroppo veramente attuali. C'è stato un tempo in cui ci si è ripromessi di non tornare a quel punto. Possiamo però ancora cercare di contenere la sofferenza e la distruzione. Il tema di quest'anno è prevenire genocidi e le atrocità di massa, le storie dei giusti contro il silenzio e l'indifferenza. Esistono infatti tante, troppe situazioni drammatiche in cui ci si volta dall'altra parte, per indifferenza, paura, perché non si ritiene di avere il diritto di agire, ma sappiamo che ci sono state e ci sono ancora tante persone che affrontano la vita. Aiutano il prossimo e per questo meritano di essere ricordate. Nel mondo ieri, nei 150 giardini dei giusti sorti in tutto il mondo, anche a Sassari, nati grazie all'impegno di tanti personaggi illustri, tra cui Gabriele Albertini, David Sassoli, Sergio Mattarella, si sono avute toccanti testimonianze, tra cui quella della senatrice Eliana Segre, consegnate pergamene, dedicate targhe, ricordato. Perché la memoria deve aiutare sempre a crescere e a non commettere nuovamente terribili errori. Oggi più che mai abbiamo necessità di vedere la positività e di metterla in pratica, per migliorare un mondo che a volte sembra dimenticare. In questa occasione abbiamo fatto due passi in via Largo Macao, originariamente chiamato Vicolo Santa Croce e Porta Macao, e successivamente via Largo Santa Croce, proprio per la presenza della chiesa di Santa Croce posta all'interno di una corte chiusa, alla quale si accedeva tramite il portale oggi visibile in Largo Seminario e forse da uno secondario posto in questa corte. La chiesa, eretta nel secondo Cinquecento, riprendeva le forme in piccolo della chiesa conventuale francescana di Santa Maria di Bethlehem fuori porta, da un disegno di Giuseppe Cominutti del 1823. Si vede la chiesa addossata per un lato al seminario. L'anno seguente fu demolita per ampliare proprio quest'ultimo. La porta, chiamata Macao, non era altro che una grossa breccia apertasi nelle mura e mai chiusa dalla municipalità. Il nome non dovrebbe attenere la colonia portoghese in Asia, ma è forse lo storpiamento di qualche vecchio cognome. Vi lascio ora con qualche secondo di immagini. Thank you.
Al via la spesa sospesa per l'Ucraina, con la possibilità per tutti i cittadini di fare offerte per acquistare prodotti nei mercati contadini di campagna amica da inviare ai civili del martoriato paese dove iniziano a scarseggiare le scorte alimentari o da donare ai migliaia di profughi che stanno arrivando anche in Sardegna. È l'iniziativa lanciata nel mercato di campagna amica, dove era presente anche una delegazione di donne ucraine che hanno testimoniato il terrore che stanno vivendo in queste ore i loro connazionali in patria. L'iniziativa che ha visto negli ultimi 2 anni protagonista campagna amica al fianco delle famiglie in difficoltà economica a causa della pandemia, adesso viene rilanciata in tutti i mercati italiani per sostenere e dare il proprio contributo al dramma che stanno vivendo in Ucraina, dove iniziano a scarseggiare le scorte alimentari e i profughi che stanno arrivando anche in Sardegna. La spesa sospesa contadina ricalca il modello dell'usanza campana del caffè sospeso, quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo. In questo caso si tratta di frutta, verdura, formaggi, salumi e ogni tipo di genere alimentare made in Sardegna, di altissima qualità e a chilometro zero. Con il supporto dei giovani e delle donne della Coldiretti, in tutti i mercati contadini sono stati allestiti dei corner dedicati dove fare le proprie offerte anche in collaborazione con parrocchie, comuni e associazioni. In pochi giorni si è dato vita ad una grande rete solidale che vede la partecipazione, oltre che dei produttori e dei consumatori dei mercati di campagna amica, anche del consorzio di difesa APOS e Cattolica Assicurazioni. I viveri raccolti saranno portati alle diocesi e poi verranno spediti a sua volta in Ucraina. L'iniziativa nella prossima settimana si terrà nei mercati di Nuoro, Oristano e del sud Sardegna. Il mondo della campagna non rimane insensibile davanti al dramma della guerra, afferma il presidente di Coldiretti Sardegna, Battista Qualbu. Lo fa anche in momenti di difficoltà collettive come questi, in cui le aziende stanno soffrendo oltremodo il caro prezzi delle materie prime e i risvolti della guerra ucraina, che rischia di lasciare le aziende zootecniche senza mangime e subire le speculazioni del mercato. C'è anche Oristano, tra i comuni d'Italia protagonisti della campagna di informazione e sensibilizzazione Comuni d'Italia per la fibromialgia e la sensibilità chimica multipla. Un video pubblicato dall'associazione Fibromialgia Italia ospita un'immagine dei comuni italiani, dei sindaci e degli assessori che hanno aderito alla campagna dedicata alla sensibilizzazione su questa patologia cronica, invalidante e non riconosciuta. Nei mesi scorsi il sindaco di Oristano Andrea Luzzo e l'assessore ai servizi sociali Carmen Murru avevano accolto l'invito dell'AFI e aderito all'iniziativa di promozione sociale. Sul sito dell'AFI è possibile trovare e scaricare il video che racchiude il concreto impegno del comune di Oristano insieme a quello degli altri sindaci dei diversi capoluoghi di provincia italiani che si sono resi protagonisti della nostra iniziativa, scrivono i dirigenti dell'associazione Fibromialgia Italia in una comunicazione inviata al sindaco Andrea Luzzo e all'assessore ai servizi sociali Carmen Murru. Speriamo di rendere appieno in queste immagini quanto la ricchezza del suo prezioso contributo illumini sempre un po' di più quella dimensione buia di solitudine in cui ancora troppo spesso restano confinate le persone a cui ci rivolgiamo. Calcio, una terza categoria dalle due facce, quella che si è messa in scena nella 12ª giornata. Infatti nel girone E prevale l'equilibrio, il Codaruina si impone fuori casa per 1-0 nel derby contro la Ciaccia e guida la classifica del girone, segue l'Andrea Doria che col minimo scarto di 1-0 ha avuto la meglio tra le mura amiche in terra sedinese nei confronti della guerrita Isola Rossa, così come il Saramonte che nel posticipo domenicale ha surclassato la Fulgor Sassari per 8-0. Le due società hanno raggiunto in classifica i sassaresi dell'LP i punti, i quali non hanno potuto svolgere la propria gara in terra turritana contro l'Ale Castiglia che si svolgerà nelle prossime settimane. Quindi ben 4 squadre si contenderanno il primo posto sino alla fine. Dietro alle battistrada abbiamo lo Sporting Paduledda che con un perentorio 5-0 ha battuto i senoresi del Santa Lucia. Nel girone F la corsa per il primato è ristretta a 2 società. Lo Sporting Uri ha battuto in casa per 5-1 il Deportivo Badelonga, confermandosi in testa
sesta la classifica, al pari della Tiesina che in casa nel posticipo domenicale si imposta con un rotondo 4-0 nei confronti della Union Rossierese. A distanza seguono il centro storico Sassari che ha impattato per 2-2 contro i cugini del Totubella a Santa Maria Regina, ridimensionando i sogni di gloria, ora in coabitazione con i villanovesi del Minerva, i quali hanno messo in scena il Festival del Gol con un 10-0 nei confronti della malcapitata Willer Sassari. Infine l'Alghero 1945 ha battuto per 2-1 il Nugheddu San Nicolò. Ora i catalani viaggiano al centro classifica e provano a raggiungere il Deportivo Badelonga. Vogli un poco, gli dà una mano, offri un vino e tu è contento, si è travagliato, si pesa vento, da tiro circo, in decoppare, gli dà un comando, ti poni menti, si l'abbaiti, non ha manco un denti, ma piglia mossi, tutta la ienti, chi ti canzona e fa un amico. Ma tutti un gran simpaticoni e pitigoni. Ed è pitita, l'uso cognomi, tutti rugiamani pitigoni, capirà di tu. È uno di Trento, secondo Edo, già il tagliamento, ci siamo tutti a un puntino, in banca non può mancare Rubino, vega visino, da tre puccioni, i comitivo e pisigoni, chi sta canzona e fa un amico, e tutti i sani di Gaffaletto. Ma tutti un gran simpaticoni e pitigoni. Si che volta rientra sano, Bezia Teresa, arroci in mano, gumenti mai e da divisi. E a Pontiglia si posa i pisi, chi sta canzona e fa un amico, e tutti i sani di Gaffaletto, ma tutti un gran simpaticoni e pichiconi. Del mio cuore sei, ma baciare non ti posso mai, sempre tra la gente te ne stai, e sola non vuoi uscire mai con me. Amici di 3G, continuate a seguirci, questo è semplice, guardate teleg.tv e ci portate ovunque nel mondo. Continuate a seguirci. Il liceo artistico Filippo Figari di Sassari è aperto a tutti coloro che hanno dovuto interrompere gli studi superiori con un corso in orario serale. Al triennio si potrà scegliere tra due indirizzi, design dell'arredamento e design dei metalli, mentre al biennio verranno svolte discipline pittoriche e di disegno geometrico. Visita il sito liceoartisticosassari.edu.it corso serale o la pagina Facebook Liceo Artistico Filippo Figari. Puoi contattarci anche all'indirizzo mail sd020006@istruzione.it o allo 079 23 44 66. Ti aspettiamo.
Pillole di benessere, conduce Maria Paola Cabizza, in onda sulla nostra emittente dal lunedì al venerdì alle 16 e alle 18.30, il mercoledì e il venerdì anche in prima serata alle 20.45 e alle 23. L'Istituto Tecnico Industriale Angioi di Sassari offre a coloro che hanno dovuto interrompere il corso regolare degli studi superiori un corso per adulti in orario serale. Si potrà scegliere tra tre indirizzi, elettrotecnica, informatica o meccanica. Se desideri riprendere il tuo percorso scolastico e diplomarti, noi ti aspettiamo, datti un'altra opportunità. Contattaci al cellulare 349 29 79 172 oppure visita il sito seraletiangioi.altervista.org o la pagina Facebook Corso Serale Itianjoy Sassari. Puoi anche scriverci alla mail itianjoyss@gmail.com. Visita il sito web www.islandsardinia.it. L'agenda digitale tascabile con all'interno gli enti, le istituzioni, le aziende e gli artisti della Sardegna. TG, informazione e approfondimento. Orari di messa in onda dalle 13 alle 15.30, dalle 19 alle 20.45, ultima edizione dalle 23.30. TeleG guarda al futuro. La nostra emittente già da ora è visibile non solo in tutta la Sardegna, ma in tutti i continenti. Un progetto ambizioso che porterà Sassari, la Sardegna e le sue aziende in tutto il mondo. Per vedere TeleG sul vostro televisore basta avere una Smart TV ed una semplicissima connessione internet. Digitare www.teleg.tv ed aggiungere il canale tra i preferiti. Ma non solo. La potete già seguire dal PC o più semplicemente dal vostro tablet o addirittura dal telefonino ovunque voi siate. TeleG, la TV in tasca.